Amici appassionati di calcio giovanile, buongiorno e bentrovati dalla polisportiva Città di Ciampino. Sono scese in campo le squadre, è tutto pronto per Lodigiani, Agora Latina, sfida valida per la prima giornata del girone della Rete Oro Cup 2024, settima edizione. Un saluto da Niccolò Cecchi di Live Sport Academy. Kick off, si parte, è iniziata la sfida tra Lodigiani e Agora Latina, palla subito in avanti. Ricordiamo, torneo dedicato a Umberto Terzini, che è stato editore di Rete Oro e presidente del Civitavecchia. La Lodigiani riconquista il pallone nella metà campo offensiva. E allora punizione per l'Agora Latina. 7 minuti sul cronometro dal fischio d'inizio. Vediamo quale sarà lo sviluppo di questa punizione da distanza considerevole, però Biscido sembra intenzionato a calciare. Parte con il mancino alto. Si accentra bene, cerca il dribbling, lo ottiene, poi il lancio in verticale, la palla che rimane lì, parata. In maniera astuta l'Agora Latina si accontenta della rimessa dal fondo. È buono il suggerimento, pallone imbucato centralmente, poi Petruccelli cambia tutto sulla destra, avanza l'Agora Latina, Viscido la tocca centralmente. Dove arriva? Temporin a spingere in rete il pallone che vale l'1-0 per l'Agora Latina. Possesso delle casacche rosse, ancora Malano Rucco che questa volta va centralmente, eppure Rosselli si è allargato, il tocco è sulla verticale, ancora eppure in acrobazia a levare il possesso all'avversario. La ripartenza però nel mentre dell'Agora Latina con Ambrosio, Ambrosio cerca il traversone dentro, il colpo con la testa da parte di Mirko Temporin, la traiettoria si abbassa ma non quanto serve per gonfiare la rete. Numero 67, dietro per Malano Rucco, nel frattempo la chiama Nocentini che è libero proprio qui vicino alla nostra postazione. Sbagliato il rilancio, Petruccelli la controlla, perde l'attimo per calciare, poi ci prova con il mancino, va dentro, si trasforma in un assist per Gabriel Ambrosio che non trova comunque la via del gol in area di rigore da breve distanza rispetto ai pali. Filippi, possesso è riconquistato, sbaglia però il rilancio Mastroianni, poi il pallone dentro, ci arriva benissimo il numero 83, Vittorio Rosselli, palla in rete, parità ristabilita sul rettangolo verde, 1-1 tra Lodigiani e Agora Latina al 16° minuto di gioco. Carica il destro da lontano, si distende Perin, ed è calcio d'angolo. Recupera subito il pallone però l'Agora Latina con Bruno che lancia in verticale per Nigotti, fermato per Nigotti dall'intervento di Gabriele Epure, nato il 16 gennaio del 2012. Rimessa laterale per l'Agora Latina. Tasciotti va centralmente, non tocca nessuno, Ambrosio, Filippi calcia via, poi la rovesciata da parte di Ambrosio, bloccata la traiettoria. Potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo, il corner sul pallone, capitan Viscido. Traiettoria forte dentro, che è uscita sul fondo, duplice fischio. Termina la prima frazione sul risultato di parità 1-1 tra Lodigiani e Agora Latina al termine dei primi 25 minuti di gioco. Al via in questo momento la ripresa con il primo possesso dal basso a cercare subito spazi in profondità per Lodigiani. Bella palla, bravi Matte, fammi copero. Palla al limite, arriva la conclusione, murata. Tasciotti anticipa, poi la botta
di prima intenzione potente ad opera di Flavio Gagliazzi, che termina di poco fuori. Gagliazzi con il destro sul primo palo, Perin la deve andare a togliere dall'angolino. Simone De Luca si confronta con il direttore di gara per stabilire qual è il punto preciso dove sistemare il pallone. La rincorsa del numero 59, nel mentre Perin schiera due uomini in barriera. Va De Luca, uno sguardo dentro, con il destro palla sulla barriera. Poi al limite Dovidio prova la rovesciata, non riesce la conclusione. Perin, due volte il numero 1, blocca tutto. Tiro che arriva da lontanissimo, forse era un passaggio, recupera però la Lodigiani, che ora può ripartire in velocità con Epure, fermato il numero 18. Allora nuovamente la controoffensiva, Chimera, parte da solo il numero 21, ora ragiona sul da farsi, arresta la corsa, vuole il traversone in mezzo, non gli lascia scampo e possibilità di manovra di Biagio. Chimera, lottano ancora i due, Mastro Giovanni va dentro, Caporaso anticipa tutti. Gagliazzi va alla rimessa, palla al centro, il tiro, Perin allontana ancora protagonista il numero 1 dell'Agorà Latina. Il corpo a protezione, se la trascina fuori, rimessa laterale, battuta subito. Rimane in avanti l'Agorà Latina, 43 sul cronometro, partita che per il momento non si sblocca dal punto di vista del risultato e le squadre rimangono nella situazione di parità 1-1. Allora però attenzione a Dovidio, lo stop del numero 60, ora parte in velocità Dovidio, ne salta 3, Dovidio a chiudere sul secondo palo, tiro troppo debole. Continua a giocare, anzi no, arriva preciso e puntuale il fischio da parte del direttore di gara, punizione per la Lodigiani quando siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco. Attenzione agli sviluppi di questo calcio di punizione. Flavio Gagliazzi si presenta sul pallone alla battuta. Parte Gagliazzi con il destro forte, dritto in porta, Perin, la palla che rimane lì, Dovidio! Perin risponde presente. Ripassi dietro, lo scarico, Dovidio inventa centralmente, non arriva nessuno. E allora può liberare Luzzi, Lodigiani che rimane in pressing costante. Cedroni, il tocco morbido, Epure ci prova, traiettoria deviata. Perin non ha problemi nell'addomesticare, calcia lungo e termina la gara. Triplice fischio che arriva in questo istante. Il risultato finale dice 1-1 tra Lodigiani e Agorà Latina. Al termine della prima giornata del girone, la situazione in classifica dunque è la seguente. Il Savio primo a 3 punti, poi troviamo Lodigiani e Agorà Latina che si dividono un punto del match odierno. E infine la Frassa di Anagni.